Premio dell'Istituto Affari Internazionali di quest'anno che ha come oggetto il clima, mi è particolarmente caro perché il 2020, oltre a essere un anno segnato dalla tragedia Covid, è anche un anno che ci avrebbe visto come Italia partner della Gran Bretagna per la Conferenza Mondiale delle Parti, la COP26, da tenere tra Glasgow e Milano. In realtà l'abbiamo spostata al 2021, ma tenendo tutti gli obiettivi e magari anche arricchendoli dell'accordo di Parigi. Quindi vogliamo alzare l'ambizione e vogliamo volare alto. Mi piace quindi che l'Istituto Affari Internazionali propone questo premio ai giovani, gli under 26, perché vuol dire coinvolgere i giovani e voi sapete che l'Italia ha avuto questa grande intuizione a livello internazionale, ha proposto alle Nazioni Unite per la prima volta nella storia della COP di avere quindi a questo punto ormai l'anno prossimo la Youth for Climate, cioè una sorta di COP dei giovani dove verranno i giovani dei 198 paesi firmatari dell'accordo di Parigi in Italia per confrontarsi tra di loro e firmare quindi una dichiarazione dei giovani e confrontarsi anche con i ministri dell'ambiente nell'ambito della pre-COP. La dichiarazione dei giovani diventerà la proposta che i giovani faranno poi alla COP che si terrà il mese successivo a Glasgow. Quindi è importante che i giovani si confrontano e questo premio credo che consenta a tanti giovani di aver prodotto delle idee, delle proposte che sicuramente potranno trovare nel dialogo più ampio un loro esito. Dare spazio ai giovani per noi è importante. Dare uno spazio che passi dalla protesta alla proposta è ancora più importante perché significa coltivare le idee e dare la possibilità ai giovani di proporle. Noi questo spazio glielo daremo a Milano a fine settembre dell'anno prossimo e lo renderemo istituzionale con la richiesta che abbiamo fatto alle Nazioni Unite di poterlo istituzionalizzare per ogni COP. L'Italia, orgogliosamente lo dico, ha avuto questa intuizione e questo merito. Le Nazioni Unite ci hanno creduto e il premio di quest'anno, quindi dell'Istituto Affari Internazionali, è perfettamente in linea con l'idea del governo italiano. Quindi grazie.